Questo senso di spaesamento e di perdita di centro accomuna alla riflessione di Pascal a due figure emblematiche di quest'epoca, due personaggi della finzione letteraria la cui storia rispecchia pieno la dimensione dominante del Seicento, la perdita di incertezza e l'idea che l'unica certezza è di non avere alcuna certezza. Il primo di questi personaggi guida Don Chisciotte, protagonista di un romanzo picaresco che racconta le mirabilanti avventure di un improbabile cavaliere, Don Chisciotte, alle prese con imprese anacronistiche. In che senso questo personaggio è emblematico del senso di smarrimento, di spaesamento dell'uomo del Seicento? In che senso incarna la crisi di identità propria di quest'epoca? Partiamo dall'identità del personaggio. È innanzitutto indicativo il fatto che l'identità del nostro Hidalgo sia indeterminata e discussa fin dall'inizio. Non è sicuro il cognome del protagonista, potrà chiamarsi Quijada, Quesada o Quijana a seconda degli autori della sua storia. In aggiunta a ciò, il nome del cavaliere verrà storpiato per tutto il romanzo, Don Ricotte e Don Fischiotte in Don Chisciottissimo e in Don Chisciotte della Mancissima. La questione del nome incerto e la sua identità, sempre ambigua e fluttuante, sono un riflesso della crisi di identità e di spaesamento proprio di quest'epoca. L'altro aspetto è rappresentato dalla percezione della realtà sempre distorta. Tutta la storia dell'improbabile cavaliere errante si basa sulla confusione sistematica tra la realtà oggettiva e la realtà ricreata dalla suggestione letteraria, cioè da tutte le letture di cui si è nutrita la mente malata di Don Chisciotte, letture di romanzi cortesi e cavallereschi e di poemi epico-cavallereschi. Il personaggio è talmente imbevuto di letteratura che vede la realtà solo attraverso questo filtro unificante. Così ai suoi occhi i mulini a vento non sono semplici mulini, ma terribili giganti con cui il cavaliere dovrà misurare il proprio valore. Il fatto di non sapere o di non voler distinguere i confini tra il reale e il virtuale, cioè la realtà ricreata dall'immaginazione, è una spia della dimensione dominante di quest'epoca. La percezione dei confini diventa sempre più labile, la realtà è sfuggente, si confonde con il sogno e non ci sono certezze definite. Questa confusione di Don Chisciotte dunque non è soltanto una trovata comica, ma una scelta coerente e sistematica che risponde a un'idea molto precisa e attuale di Cervantes. La verità a cui vorremmo aspirare è mutevole e sfaccettata, perciò un fatto o un uomo possono essere giudicati da varie angolazioni e possono racchiudere più significati. Il Don Chisciotte, inoltre, e veniamo al terzo aspetto, è una figura emblematica del Seicento perché è un personaggio che rifiuta di adeguarsi alla realtà per rifugiarsi in un passato glorioso ma anacronistico. Don Chisciotte sceglie di diventare cavaliere errante in un'epoca in cui la cavalleria errante, rievocata nei poemi cavallereschi e nei romanzi cortesi cavallereschi medievali e rinascimentali, è morta e sepolta. Lo fa perché è in cerca di gloria, desidera ottenere fame e onori, come se volesse riempire con un sogno delirante, quello cioè di diventare un cavaliere errante e di acquistare fame eterna, il senso di vuoto che gli trasmette la sua epoca di crisi. Il Seicento segna infatti il progressivo declino della nobiltà e l'affermazione della borghesia mercantile e imprenditoriale. Per adeguarsi al mutato scenario economico della sua epoca, Don Chisciotte avrebbe dovuto investire i proventi delle sue proprietà in altre attività, trasformandosi in un imprenditore attivo, e invece no. La sua risposta alla crisi è la pura evasione della realtà. Un'evasione che diventa vera e propria follia, perché il nostro è fermamente convinto di poter salvare timide fanciulle dalle grinfie dei giganti o di cavalieri malvagi, di rendersi cioè protagonista di nobili imprese per acquistare gloria e fama eterne. E resta tale anche quando rimane incastrato nelle pale dei mulini che ha scambiato per giganti. Continua imperterrito nei suoi folli progetti di gloria anche quando lo scudiero Sancho Panza, la sua coscienza critica, cerca di dissuaderlo e di riportarlo alla ragione.